una cosa importante. Due per noi perché? Perché abbiamo questa lista e perché siamo in questa maggioranza. Grazie. Allora, insomma, la nostra lista nasce da fondamenta lunga, da 5 anni di governo della città con l'attuale maggioranza. Siamo ancora presenti con il gruppo consigliare in questo momento ancora con vecchio con l'Italia dei Valori. Noi che abbiamo parlato fra di noi e in questi anni abbiamo allargato la base di tutti, perché per chi non si ricordasse bene, siamo quelli che con la propria attività hanno creato un comitato per la salvaguardia dell'ospedale di Novi Ligure, cioè raccogliendo 5.800 firme in brevissimo tempo e accendendo i riflettori su questo problema fino alla grande manifestazione che il Comune poi ha organizzato. Questo riflettore non si deve spegnere, perché è molto bello l'intervento del senatore Morando che mi ha preceduto sulla possibilità della salvaguardia, della tutela delle mamme ancora prima che facciano figli. Noi abbiamo provato a mantenere aperto ancora la maternità, la maternità. Siamo in un ospedale, non ha ridotto i propri reparti in questo periodo, siamo nelle stesse condizioni possibili. In questo momento il dottor Zeranto è nella nostra lista, in sala operatoria, perché la nostra DIA è una DIA di secondo livello e riesce a fare interventi di un certo tipo, con la traumatologia e con i reparti correlati. In questo momento anche il reparto di ortopedia che è passato da 64 letti a 12 a un reparto a rischio. Quindi crediamo non in una difesa campanilistica dell'ospedale, ma in quello che deve essere essenziale al nostro territorio, perché senza dentro l'ortopedia la DIA di questo livello non avrebbe più senso. Noi siamo quelli siamo impegnati per il cinema nord. Siamo contenti che questi nostri punti sono comunque di fronte. Questo nostro impegno è stato importante, anche in questo caso per segnalare all'opinione pubblica l'ingiustizia della legge che ha citato prima Rocchino, quindi l'impegno dell'amministrazione passata, della futura, per superare questo problema. Noi in questa nuova maggioranza ci sentiamo completamente rappresentati per il programma. Ci sentiamo pienamente rappresentati perché i punti che abbiamo messo a disposizione perché venissero inseriti sono stati accolti, sono stati discussi con il resto della maggioranza e fanno parte integrante del nostro programma. Perché noi siamo in questa coalizione? Perché la nostra cultura che unisce i 16 candidati del centro-sinistra. Siamo persone che deriviamo da esperienze della società civile, dell'impegno politico di centro-sinistra. È chiaro che abbiamo parlato fra di noi, abbiamo discusso con la gente che ci appoggia, c'è stato un momento che forse avremmo voluto correre da soli per testimoniare in maniera forte queste nostre battaglie. Ad esempio Vignoli parlava di legalità, noi già un anno e mezzo fa abbiamo chiesto di aderire al protocollo di legalità, la cosa è ancora passata in commissione e speriamo che vada avanti. Le nostre battaglie continuano tuttora, ci sono delle nostre interpellanze urgenti sui fumi degli intaccementi, sul regolamento per le sponsorizzazioni, quindi per creare una trasparenza. Noi crediamo che il nostro ruolo in città sia importante per chi non si riconosce nella politica ufficiale rappresentata dai partiti e dalle organizzazioni nazionali. Noi crediamo che avere questa stella polare in questi punti, noi chiediamo la futuro sindaco, noi crediamo naturalmente che questa sia l'albero delle idee, sia la casa comune che ci porterà alla vittoria delle elezioni, che questi nostri punti noi faremo verifiche continue affinché siano portati alla giusta definizione finale. Questo lo chiede la gente,